Bene, allora, a chiusura di queste magnifiche e belle parole che hanno descritto questo altrettanto magnifico e bello progetto, farei ancora un applauso a questi ragazzi. Quindi, a questo punto, abbiamo parlato del percorso di questi giovani, abbiamo parlato di Ambima, abbiamo parlato del Teatro Alfieri Nasti. Rimane quindi che vi presenti ancora un professionista, un musicista, un uomo veramente eccezionale. Nasce a Rovereto nel 1977, intraprende giovanissimo lo studio del clarinetto, studiando con Massimo Zenatti e Paolo Beltramini, diplomandosi nel 1999 presso il Conservatorio Tomadini di Udine. Dopo la maturità classica ha frequentato corsi e masterclass di clarinetto e sassofono in Italia e all'estero con Alessandro Carbonari e Gianni Basso. Ha frequentato corsi di direzione d'orchestra e di banda con Gian Kober, Maurizio Dini Ciacci, Aldi Mertes, Felix, Roland Johnson, Joe Canales, Gian Van der Rost e Bostock. Strumentazione per banda con Carlo Pirola e Roberto Di Marino. Armonia con Armando Franceschini e Franco Cesarini. Composizione con Massimo Priori. Direzione d'orchestra con Isaac Caraceschi. Ha diretto dal 1998 al 2007, dal 2001 al 2004 il corpo bandistico di Gardolo, dal 2006 al 2008 la musica cittadina Zandonai di Rovereto, dal 1997 fondatore e direttore della banda musicale del liceo Antonio Rosmini di Rovereto, dal 1998 il direttore della banda sociale di Ala, dal 2008 della Music Pell Truden ed è direttore principale dell'orchestra di Fiati, Filarmonica, Musiche di Gazzaniga per il biennio 2006-2008. Ha collaborato con musicisti del calibro di Steven Mead, Roger Bobo, Gianluca Grosso, Eros Sabatani, Beth Appermont, Jacques Moguer e attualmente collabora con l'ISEB in qualità di tutor. È spesso richiesto come direttore ospite sia in Italia che all'estero, dirigendo tra l'altro la Ruud Funk Blasdorker Leipzig in Germania, la Filarmonica Leopolda delle Ferrovie dello Stato di Firenze, il Circolo Musicale Partiolese, la Banda Giovanile della Comunità Europea, la Civica Banda Musicale di Soncino, la Wind Symphony dell'Università del Nord Iowa in America, la Nuova Banda di Castelfranco Veneto, la Symphonic Band del Conservatorio di Verona, la Banda di Musica di Pontevedra in Spagna. E allora a questo punto, chi più ne ha più ne metta, il maestro direttore Andrea Loss!